Direttore Napoletano, Bruxelles ha rinnovato automaticamente le sanzioni alla Russia. Quanto sono costate sinora la nostra economia e quali sono i settori che potrebbero essere ulteriormente a rischio per questa proroga? Ma le sanzioni, noi da sempre abbiamo un rapporto molto importante dal punto di vista economico con la Russia. Il costo per l'Italia è stato su 2 miliardi, ci sono settori molto importanti, penso al distretto della calzatura che ha pagato, detto la calzatura di Fermo, nelle Marche, che ha pagato un conto molto elevato. Il tema è molto molto serio. Qualunque governo c'è stato in Italia, di qualunque orientamento, il rapporto con la Russia è stato un rapporto importante, c'è tutta la questione energetica e al di là di ogni altro tipo di valutazione fa sempre un certo effetto quando si usano due pesi e due misure. Da un lato si danno le sanzioni e dall'altro, come è il caso della Germania, si va a trattare e si fanno buoni affari nel campo del gas, proprio dove da sempre gli italiani sono stati partner della Russia. Senta, una vicenda invece di questi giorni in Italia, il decreto salva banche, ieri Renzi ha detto che servono meno banche di paese e più banche per il paese, lei è d'accordo? No, quello che è sicuramente accaduto è che in alcune banche locali, e in questo devo dire che Sole 24 Ore in tempi non sospetti, in assoluta solitudine, ha denunciato pratiche poco commendevoli, quindi questo continuo scambiare aumenti di capitale, quindi azioni, obbligazioni, per l'erogazione di un mutuo o di un finanziamento. E quindi sul territorio bisogna operare. Bisogna anche però dire la verità che in una fase così di crisi così lunga, di crisi globale finanziaria, di recessione così prolungata, in molti casi per il sistema produttivo dell'economia reale la banca del territorio è stato, come dire, l'ultimo salvagente, portando dentro la banca le difficoltà dell'economia del territorio. Quindi in assoluto, come in tutto il mondo, la crescita dimensionale della banca può contribuire a un miglioramento complessivo, ma deve impegnarsi a preservare un rapporto con l'economia reale. E quello che più mi preoccupa in questo momento, l'ho scritto sul Sole 24 Ore, è quello di tutelare la banca come istituzione, perché l'Italia è un paese particolare, un paese che non ha ancora avuto uno sviluppo molto forte del mercato di private equity, del mercato di una raccolta diversa da quella, o di un impiego diverso da quello della banca. Per questo è importante assolutamente che non si faccia confusione, non si faccia di tutta erba un fascio e si distingua caso per caso. Evitare la caduta di fiducia nelle banche. Esatto, assolutamente bisogna evitare questa caduta di fiducia che in parte già c'è, ma che assolutamente va evitato che diventi una slavina, cioè diventi qualcosa di non più controllabile.